Presidente Cerruti, la Banca d'Alba celebra il suo ventennale di attività, un traguardo importante, ma come mai fare questa celebrazione a Gallo Grinzane? La fondazione di Banca d'Alba, nata 20 anni fa, da un'idea allora temeraria, e però si è dimostrata dopo 20 anni vincente, che è quello di servire i propri soci, il proprio territorio, lo celebra qui perché questo è uno dei 5 centri medici che noi abbiamo dislocato nella nostra zona di competenza. Quindi la Banca d'Alba fa anche attenzione alla salute dei suoi soci? Non per niente diciamo che siamo una banca differente. Banca d'Alba con i suoi 46.000 soci è sicuramente la prima banca di credito cooperativo d'Italia ed è l'unica che ha fatto una fondazione con i centri medici gestiti direttamente e gratuitamente per tutti i nostri soci. Abbiamo una sola banca, che è la Banca d'Alba, ma due presidenti, Felice Cerruti e Tino Cornaglia. Quali sono i vostri compiti specifici? Beh, io sono presidente della banca, Banca d'Alba, che però ha un ramo importantissimo che è quello che, oltre a fare banca, oltre i conti correnti, oltre alle filiali, però c'è anche la cura, per essere una banca differente, la cura della salute. E per la cura della salute sicuramente la fondazione è il braccio più importante. Un braccio impegnativo, Tino. Beh, impegnativo e lo dicono anche i numeri. Oggi vi racconteremo una storia vera, una storia che è iniziata nel 94 da una grande idea dell'allora presidente Cerruti della BCC di Vezza, che ha voluto, come diceva prima lui stesso, dedicare uno spazio importante alla salute rivolta ai soci. Credo che i numeri parlino da soli, perché 1 milione di terapie e oltre 70.000 visite mediche credo che siano un atu veramente straordinario, e questo dimostra anche la qualità del servizio che è stato sempre offerto. Per cui questa è una nostra responsabilità, a proseguire su questa strada e a continuare a dare questi servizi per i soci gratuitamente, e da quest'anno non solo più per loro ma anche per gli stretti familiari. Un impegno che credo la banca porterà avanti con volontà e soprattutto perché ci crede, e credo che questo sia la cosa più importante. Non ultimo vorrei ancora ricordare tutti gli screening che sono stati fatti a livello territoriale per le prevenzioni di tantissime patologie, questo in accordo con i nostri sanitari del territorio.